Esaurite le scorte di mitomicina, farmaco per il trattamento del tumore alla vescica, all'ospedale fiorentino di Careggi. Così la regione toscana si è mossa per cercare la molecola anche all'estero. Lo ha annunciato il governatore Enrico Rossi, in una conferenza stampa con l'assessore alla salute Stefania Saccardi e il direttore dell'azienda ospedaliera universitaria Rocco Damone, dopo l'allarme lanciato dall'edizione fiorentina della Repubblica. 25 pazienti per cui il farmaco è fondamentale sono rimasti senza trattamento. Non possiamo far trovare il servizio sanitario nazionale, sottolineo nazionale, a corto di farmaci oncologici di vecchia generazione, perché questo significa mettere a pregiudizio la salute dei cittadini, consentendo che ci siano speculazioni su farmaci di questo tipo, come risulta abbastanza dalle dichiarazioni di tanti esperti del settore, e non provvedendo per fermare queste speculazioni. Noi abbiamo dato disposizione perché si cerchi il farmaco all'estero, dovunque, in ogni paese europeo, e lo si porti brevi mano ai cittadini, alle aziende ospedaliere, per non interrompere queste cure, perché interrompere la cura mette a pregiudizio la salute dei cittadini, non ce lo possiamo permettere. Ma c'è bisogno di un provvedimento di carattere nazionale. Un'identica richiesta è stata avanzata anche dall'ospedale Pisano di Cisanello. La mitomicina, infatti, fa parte dell'elenco di medicinali carenti stilato dall'Agenzia Italiana del Farmaco.